c'è qualcuno che non sa nulla di quello che dico io? Poco. Non è possibile. Poco. Ah, no. Sulla fiducia, sono qui sulla fiducia. Altrimenti poi. Allora, due cose rapidissime su di me. Io racconto queste cose a seguito dell'esperienza che ho fatto come traduttore per le Edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, che sono questi libri qui, dove il mio compito era tradurre letteralmente l'ebraico, controllare che l'ebraico, quindi la traduzione interlineare, quindi parola per parola, controllare che l'ebraico fosse scritto giusto, che il greco fosse scritto giusto e fare l'analisi grammaticale dei verbi che sono messi in calce ogni pagina. Questi libri non sono in vendita qui, questi qui sono usati in facoltà di teologia, eccetera. E no, si possono comprare nelle librerie, ma insomma non sono libri che sponsorizzo, perché io ho fatto il traduttore. E poi quando ho cominciato a pubblicare il mio primo libro, che è questo qui, cioè, il rapporto di lavoro si è interrotto immediatamente, subito, ovviamente. E quindi dal 2010 sto andando avanti per conto mio a raccontare le mie cose. Quindi diciamo che da quel punto di vista lì, quello che dovevo perdere l'ho già perso, e quindi l'unica cosa che posso perdere è la faccia, ma quella è un problema solo mio, e quindi è un problema che non mi pongo. Questa è una prima cosa. La seconda cosa è che io parlo di Bibbia, come sapete. Quindi, come sapete, anche io non parlo di Dio, non parlo dei mondi spirituali perché non ne so nulla. E siccome è cosa buona non parlare di argomenti che non si conoscono. Già è presunzione tentare di parlare di argomenti che si pensa di conoscere, pensiamo di quelli che non si conoscono. Quindi di Dio non parlo nulla, quindi chi vuole sapere come stanno realmente le cose lo deve chiedere ai maestri di vita, ma non a me, perché io non lo so come stanno le cose. Non lo so per me, figuriamoci per gli altri. Quindi ieri sera aveva fatto una conferenza a Torino, invece l'altra sera, ho passato tutta la sera con la giornalista, che era la moglie dell'ex direttore della stampa, che ha intervistato il Dalai Lama, eccetera, 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 quindi abbiamo fatto tutta la sera un lungo discorso su vari temi, dove lei mo molto legata alla spiritualità, io d'altra parte, insomma, è venuta fuori una serata curiosa proprio perché eravamo, come dire, non antitetici, ma insomma ognuno parlava delle sue cose, eccetera, e quindi è stato molto, molto piacevole per questo. Quindi allora io non parlo di Dio, dico semplicemente che anche la Bibbia non parla di Dio. L'Antico Testamento, secondo me, non parla di Dio, ma ci racconta un'altra storia, e adesso vedremo in parte questa sera. La Bibbia non parla di mondi spirituali, anche lì ci racconta un'altra storia. E dopodiché sulla Bibbia invece è stato costruito ovviamente ciò che sappiamo. Quindi allora, chi vuole sapere, no? Le cose come stanno, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, non lo chieda a me perché io non lo so. Io so che sono nato e che a un certo punto muoio, punto, stop. E cerco di vivere al meglio, divertendomi e facendo le cose che mi interessano, poi adesso questa roba qui sta venendo fuori che interessa pure ad altri, e quindi adesso passo la vita a raccontarla ad altri. Allora, intanto però è necessario dire due parole sulla Bibbia per capirci. Per capirci perché, anche per capire perché io dico sempre che sulla Bibbia, noi quando parlo di Bibbia intendo Antico Testamento. Dico, sulla Bibbia noi possiamo fare finta, solo fare finta. In realtà tutti fanno finta, anche quelli che dicono di sapere. Poi chi c'è, chi come me dice io faccio finta, e c'è invece chi fa finta ma non lo dice e dice di sapere. Allora vediamo intanto di capire che cos'è un pochettino questa Bibbia, no? Cioè questo insieme di libri, che non è un libro, ma è un insieme di libri, che è tra i più scritti, riscritti, rimaneggiati, interpolati, tagliati, corretti, nascosti, ritrovati, riscritti che esistano nella storia dell'umanità. Questo è avvenuto per secoli, proprio perché non è un libro ispirato da Dio. Tutti quelli che l'hanno avuto in mano hanno fatto con quel libro tutto ciò che hanno voluto e potuto,
nel senso che ognuno ci ha messo del suo, molto volentieri ci ha messo del suo, fino a che ad un certo punto hanno, in effetti, i teologi ebrei sentito il bisogno di dire adesso basta, adesso lo fermiamo un attimo sto libro, perché altrimenti si esagera. E questa operazione l'hanno fatta in vari gruppi, che peraltro erano pure in contrasto gli uni con gli altri, tra il VI e il IX secolo dopo Cristo. Dopo Cristo, quindi non stiamo parlando di millenni fa, stiamo parlando di periodi storici, fra virgolette, vicini a noi. Questa roba è avvenuta appunto in Palestina, e diciamo che tra le varie scuole che si contendevano il controllo della Bibbia si è affermata la scuola di Tiberiade, che è quella dei Masoreti, cioè significa custodi della Masorà, cioè custodi della tradizione. Custodi di una tradizione, perché i Masoreti hanno fatto un lavoro, adesso facciamo un esempio, magari hanno fatto un lavoro di fissaggio dei contenuti e dei significati del testo, ma parallelamente a loro c'erano altri che facevano lo stesso lavoro. Allora i Masoreti dicono appunto, dicevano di essere i custodi della tradizione. I Samaritani, quindi i Masoreti diciamo più a sud, i Samaritani più a nord, dicevano di essere, e dicono, di essere i custodi della Torah, cioè i custodi della legge. La Torah sono in sostanza i primi cinque libri dell'Antico Testamento, quelli che noi conosciamo come Pentateuco, e sono il nucleo della Bibbia, no? Poi di lì in avanti deriva tutto il resto. Allora, tra la Torah dei Samaritani e la Torah dei Masoreti ci sono 2000 varianti. 2000. Se noi leggiamo la Bibbia scritta in aramaico, cioè Targumim, poi magari vediamo qualcosetta, ci racconta una storia completamente diversa dalla Bibbia dei Masoreti che abbiamo noi. Allora perché occuparci della Bibbia dei Masoreti? Perché è quella che è stata, come dire, che si è affermata, e quindi è quella da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa. Cioè di quella ci viene detto che è quella vera, cioè quella formalmente ispirata da Dio, ok? Delle altre no. Allora, siccome è la Bibbia, cioè il codice da cui derivano le Bibbie che noi abbiamo in casa, io mi occupo di quella. Perché dico, se quella è la Bibbia vera, almeno andiamo a vedere che cosa c'è veramente scritto nella Bibbia vera. Nella Bibbia che voi dite essere quella vera, non nella Bibbia vera. Tant'è che c'è qualcuno che scrive, ma perché Biglino sceglie la Bibbia dei Masoreti? No, io non scelgo la Bibbia dei Masoreti, sono loro che l'hanno scelta. Cioè hanno detto questo è il codice ispirato da Dio. Allora io dico benissimo, faccio finta che quello sia il codice ispirato da Dio e cerco almeno di andare a vedere, a leggere che cosa c'è scritto in quel codice cosiddetto ispirato da Dio. Consapevole del fatto che tra i vari codici possibili quello potrebbe essere il più falso in assoluto, sia ben chiaro, il più rielaborato in assoluto, anzi è quello che per certi aspetti ha proprio la più alta possibilità di essere il più falso in assoluto. Ma siccome loro dicono che è quello vero, allora io leggo quello vero. E da un po' di tempo a questa parte io leggo le Bibbie che abbiamo in casa. Questa qui è una Bibbia legata a Famiglia Cristiana. Stasera leggiamo alcune cose curiose, perché è già tutto scritto lì, basta leggerla bene, così almeno non ci poniamo neppure il problema delle traduzioni. Poi nei miei libri trovate le traduzioni, trovate i versetti in ebraico, le traduzioni letterali, le analisi, in modo che chiunque possa verificare ciò che dico, ma è già tutto scritto lì. E allora leggiamo queste cose. Noi che siamo qui in Italia sappiamo, dobbiamo pensare, che la Bibbia vera è fatta da 46 libri. Per quelli di Gerusalemme, cioè per il cosiddetto canone ebraico, la Bibbia vera è fatta da 39, perché 7 libri veri per noi non sono veri per loro. Per i cristiani copti sono veri i libri degli ebrei più altri libri che non sono veri né per noi né per gli ebrei. I protestanti si appoggiano al canone ebraico. I greci ortodossi, quindi se noi fossimo nati ad Atene, ci sentiremmo dire che la Bibbia da cui dipendono le nostre Bibbie non è quella dei Masoreti, ma è quella scritta in greco in Egitto nel III secolo a.C.
che rispetto alla Bibbia dei Masoreti ha almeno un migliaio di varianti, tra cui alcune molto importanti. Allora, c'è sempre qualcuno che a tavolino decide quali sono i libri veri e quali sono i libri falsi. E a seconda di dove noi nasciamo, dobbiamo credere veri certi libri piuttosto che altri. Quindi con la Bibbia facciamo finta. Perché tanto possiamo solo fare finta. Ok. Soltanto un esempio rapido del lavoro fatto dai Masoreti. Le lingue semitiche sono scritte soltanto come consonanti, nel senso che le vocali non esistono, cioè non esistono proprio come lettere. E, ancora oggi vengono scritte soltanto le consonanti. E allora cosa succede? Che appunto tutti i codici antichi erano tutti scritti soltanto con le consonanti. E quindi bisognava introdurre dentro il significato. Il significato lo si introduce introducendo i suoni vocalici, non le vocali, perché le vocali non esistono. Faccio un paio di esempi. Qui c'è scritto TVL, si scrive da destra a sinistra, e quindi è una radice di tre consonanti, lì, in attesa di ricevere un significato. Se ci mettiamo una E ebraica e un'altra E, che sono due puntini e due puntini, questo si legge Tevel e significa terra, universo, mondo. Se mettiamo un'altra E, cioè aggiungiamo un puntino qui e un puntino qui, si legge sempre Tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale. Levitico 18. Quindi così è terra, mondo, universo. Così è rapporto sessuale di una donna con un animale. O rapporto sessuale tra suocero e nuora. Ok? Se io, per esempio, scrivo quest'altra parola qui, sfr, allora scriviamo adesso in italiano come ci mettiamo. Se io scrivo safar, metto una A e una A, questo qui sarebbe un verbo che significa contare o raccontare. Se io invece di scrivere safar scrivo sefer, significa libro, scritto, papiro. Se io ci metto una O che si mette lassù e un'altra E qui, diventa sofer, vuol dire scriba, segretario. Se io questa parola qui la considero unita a questa consonante, ci metto una I qui e una A qui, questo diventa sifra, che vuol dire cifra, cifra, il numero 2, 3, 4. Se io lascio sempre la I e la A, e però dentro questa roba qui ci metto un puntino, questa qui si legge sempre sifra, ma invece di voler dire cifra, vuol dire libro di lei. Quindi così è cifra, così è libro di lei. Chiaro? No. Ma solo per capire, no? Capire in che cosa è consistito il lavoro fatto dai Masoreti. Va bene? Perché questo puntino determina una serie di variazioni qui, insomma, comunque, voglio dire, basta che cada una gocciolina di inchiostro su un papiro e cifra diventa libro di lei. Sembra fatto apposta. Va bene? Quindi questo così tanto per capirci. In che cosa consiste il testo biblico. Teniamo presente che, allora, quando io nei libri miei, dove appunto esprimo tutta una serie di cose ritenute formalmente inaccettabili, ma ieri sera c'era dunque chi filmava, che è ancora qui stasera, non so se ti ricordi che una signora ha detto che ha studiato alla facoltà di teologia e che ha detto, ma le cose che dice lei in realtà i docenti delle facoltà di teologia le conoscono e sanno tutto.